Proverò a raccontarvi qualcosa sul machine learning dal punto di vista degli algoritmi evolutivi. Gli algoritmi evolutivi sono uno dei possibili modi di approcciarsi al machine learning e non è uno dei più frequenti, non è uno dei più utilizzati. Negli ultimi anni i più famosi sono stati le più famose, quelle che sono comparse su tutti i giornali, sono state le reti neurali, ma offrono degli spunti interessanti di riflessione. Stasera l'obiettivo è cominciare, diciamo, a parlare di apprendimento. Apprendimento perché machine learning vuol dire apprendimento delle macchine. Le macchine hanno possono avere delle tecniche, si possono utilizzare delle tecniche di apprendimento con con il caveat che l'apprendimento per l'uomo e l'apprendimento per la macchina non sono la stessa cosa. Bisogna capire bene che cos'è l'apprendimento per l'essere umano, cos'è l'apprendimento per una macchina e capire le differenze, non spaventarsi quando si parla di apprendimento macchina. Secondo argomento, tema della serata, sarà un gioco. Cercheremo di avvicinarci all'ottimizzazione evolutiva provando a preparare uno zaino. Useremo due tecniche, due algoritmi che sono ben conosciuti in letteratura. Il primo è più semplice, si tratta di un caso sotto un insieme di algoritmi, di tecniche che si chiamano euristiche, e poi vedremo un secondo algoritmo un pochino più complesso, che è un algoritmo evolutivo, in particolare un algoritmo genetico, che invece fa parte di una categoria di tecniche che si chiamano meta-euristiche, sono un pochino più complicate. In ultimo vedremo delle applicazioni reali in cui vengono utilizzate tecniche di ottimizzazione evolutiva. Cominciamo dall'apprendimento. Cosa vuol dire apprendere per l'essere umano? Ecco, questa è una domanda a cui non abbiamo ancora una risposta. Apprendere per l'essere umano è un punto interrogativo. Non sappiamo bene che cosa vuol dire per un essere umano apprendere. L'apprendimento ha a che fare con il nostro cervello, sicuramente, ha a che fare con la nostra esperienza, con la nostra educazione, con il nostro patrimonio genetico. Noi apprendiamo in modo diverso da come apprendono gli altri animali, per esempio. Gli animali apprendono tra loro in modo completamente diverso. Sappiamo qualcosa, ma è un argomento, un tema di cui non abbiamo ancora capito a fondo il processo, il fenomeno. Viceversa, quando parliamo di machine learning, la prima cosa che viene di apprendimento delle macchine, la prima cosa che ci viene in mente è il terrore. Ci pensiamo a Terminator, qualche film spaventoso, qualche romanzo, qualche thriller terribile che ci fa pensare al fatto che le macchine prendono coscienza e ci vengono a fanno cose strane. In realtà questo modo di vedere il machine learning è falso, non è così. Il machine learning si basa su delle tecniche logico-matematiche e su un parallelismo tra quello che è l'apprendimento nell'essere umano, un fenomeno che non conosciamo, e quello che invece è in matematica l'ottimizzazione. Diciamo, quello che per noi, il processo che porta l'uomo ad apprendere, nelle macchine, in matematica, si chiama ottimizzazione. Sono proprio sinonimi, sono la stessa cosa. L'aspetto chiave rispetto al resto della logica e della matematica è che nelle tecniche di machine learning si cerca di le tecniche, i modelli non vengono decisi a priori dall'essere umano, ma si adattano alle informazioni che vengono fornite dall'ambiente. Però non c'è nessuna coscienza in questo processo, in questo fenomeno. Sono calcoli, sono processi matematici, ma non c'è nessuna anima dentro, come in Terminator o cose del genere. Allora, quindi per far partire la serata, vi dico giusto due parole sul machine learning in generale, perché stasera parliamo di machine learning, quindi per fare un attimo, far sì che tutti siano in grado di entrare in questo mood, cerchiamo di dire due cose su machine learning. Beh, allora, machine learning vuol dire apprendere, quindi per apprendere abbiamo bisogno di un obiettivo. Un obiettivo che può essere disparato, vedremo qualche tipo di obiettivi. Abbiamo bisogno di informazioni dall'ambiente e abbiamo bisogno di
un modello, cioè una rappresentazione astratta del fenomeno che andiamo a studiare. Queste componenti vengono elaborate da un algoritmo, l'algoritmo di ottimizzazione, e che fornisce come output, come uscita, la soluzione al nostro problema. Ottimizzare si può fare in due modi, diciamo, ci sono due modalità di ottimizzazione. Se voi pensate, quando andate a fare la spesa al supermercato, avete due obiettivi da ottimizzare. Il primo è massimizzare il numero di cose comprate e la qualità delle cose comprate, e il secondo è di minimizzare il costo. Non potete comprarvi tutto il supermercato, dovete cercare di trovare le cose giuste da comprare, non potete eccedere perché avete un budget limitato. Quindi dovete trovare un compromesso tra massimizzare la qualità e minimizzare il costo. Altri esempi che si possono fare di obiettivi sono, per esempio, l'associazione di farmaci a una popolazione di persone malate. Come faccio a sapere qual è il farmaco giusto da dare a una persona malata? Questo è un processo, è un obiettivo, no? Qualcosa che vorremmo avere. Oppure macchina a guida autonoma. Noi vorremmo far guidare le macchine senza autista. C'è qualcuno che ci sta provando, qualcuno ci sta quasi riuscendo, ma anche quello è un altro obiettivo. Dopodiché abbiamo detto che dopo aver stabilito il nostro obiettivo, noi avremo bisogno di informazioni dall'ambiente. Non ci basta un obiettivo, dobbiamo sapere cosa sta succedendo nell'ambiente per prendere le decisioni giuste. E quindi abbiamo bisogno tipicamente di due tipi, ultimamente stiamo usando moltissimo due tipi di dati, no? Le tabelle e le immagini. Le tabelle vengono utilizzate principalmente per problemi, per esempio, relativi all'associazione di farmaci, invece le figure, le immagini vengono utilizzate spesso per la guida autonoma. Abbiamo detto che poi abbiamo bisogno di una rappresentazione astratta del nostro fenomeno. La rappresentazione astratta in matematica si può ottenere, si possono utilizzare degli algoritmi, degli algoritmi, delle strutture di dato, che possono essere le reti neurali, degli alberi, delle strutture che collegano l'informazione proveniente dall'ambiente e la mischiano, la confondono, la moltiplicano, cercano di estrarre qualcosa che non è evidente guardando soltanto il mondo circostante, delle regole. Come questi schemi, le reti neurali o gli alberi, sono all'inizio sono soltanto le strutture. Ciò che le fa funzionare, ciò che permette al machine learning di funzionare, è l'ottimizzazione, cioè il processo con cui queste strutture assumono un significato, cioè fanno funzionare veramente la macchina che si guida da sola. Stasera noi vedremo due tecniche di ottimizzazione. La prima è rappresentata da quello che in letteratura si chiama hill climbing, che sarebbe l'azione che fa lo scalatore quando cerca di andare in cima alla montagna, ed è una, con tutte le varianti del caso, è un tipo di ottimizzazione che viene utilizzato nelle reti neurali. Ed è una tecnica tutto sommato semplice, che è ben nota da decenni. Il secondo tipo di ottimizzazione che vedremo stasera invece è un'ottimizzazione evolutiva, che invece è un pochino più raffinata, un pochino più complessa, e viene utilizzata sempre più spesso quando ci sono per dare un po' più di respiro e anche di trasparenza ai nostri modelli, che talvolta possono risultare incomprensibili. Dunque, fatta questa premessa sul machine learning, cerchiamo di fare un esempio, giusto per calarci nell'ottimizzazione. Allora, abbiamo detto che stasera impareremo a preparare uno zaino. Io qui ho disegnato uno zaino con vari oggetti da metterci dentro. Ci sono 15 oggetti e, diciamo, tutti noi sappiamo fare uno zaino, tutto sommato non ci mettiamo tanto. Se avessimo a disposizione questi 15 oggetti, secondo me una persona normale ci metterebbe 2 minuti a fare lo zaino, cioè a decidere cosa mettere dentro, a fare lo zaino magari più. Però
però a decidere cosa mettere dentro è una questione di un attimo. Però vi siete mai chiesti quante possibili soluzioni, quante combinazioni, quanti modi diversi ci sono di fare uno zaino con 15 oggetti? Beh, ce ne sono più di 30.000, quindi non è poi un problema così semplice trovare qual è la soluzione migliore per fare lo zaino, qual è il modo migliore per fare lo zaino. Allora, per riuscire a insegnare a una macchina a fare lo zaino, dobbiamo partire da una descrizione, da un modello matematico, che è una descrizione astratta dell'azione, del processo fare lo zaino. Partiamo da come descrivere lo zaino. Lo zaino si può descrivere, in matematichese, con la capacità. Quanto è grande il nostro zaino? Che volume ha il nostro zaino? Quanta roba ci possiamo mettere, insomma? Quindi questa è la cosa che descrive lo zaino quando vogliamo fare lo zaino. La cosa che ci interessa è quella. Per quanto riguarda gli oggetti, invece abbiamo almeno due qualità da descrivere degli oggetti. Innanzitutto il valore dell'oggetto, cioè quanto è utile avere una maglietta, per esempio, nel mio zaino. Se devo fare un viaggio un pochino lungo, avere almeno una maglietta può essermi molto utile. Quindi se devo dare un punteggio, supponiamo tra 0 e 10, io ho messo 7, poi è soggettiva come scelta, però diciamo ha una certa utilità la maglietta. Secondo numero che caratterizza i nostri oggetti sarà la dimensione dell'oggetto, cioè quanto spazio occupa questo oggetto nel mio zaino e quanto ne toglie agli altri. E nel caso della maglietta occupa poco spazio, quindi di nuovo in un punteggio tra 0 e 10, un numero piccolo per dire che la maglietta tutto sommato non occupa così tanto spazio. Dopodiché dobbiamo definire delle variabili, cioè degli indicatori che ci dicano se l'oggetto decidiamo di metterlo nello zaino oppure se decidiamo di tenerlo fuori dallo zaino. Nel caso in cui decidiamo di metterlo, segniamo 1, preso, messo, se no segniamo con uno 0. A questo punto siamo pronti per scrivere in formule matematiche il nostro problema. Fare lo zaino in matematica si scrive così. Allora, nella prima formula abbiamo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è massimizzare la nostra utilità. Vedete che qui compare la variabile V, che è il valore, l'utilità dei nostri oggetti, e quindi noi vogliamo che il nostro zaino sia pieno di oggetti utili. Viceversa, la seconda parte, diciamo, della scrittura in matematichese ci dice il nostro limite. Noi possiamo mettere tutti gli oggetti che abbiamo in casa dentro lo zaino? No. Possiamo arrivare fino a riempire al massimo della capacità, però non possiamo far esplodere lo zaino, cioè a un certo punto c'è un limite. Allora, con questa scrittura noi descriviamo questo processo, questo fenomeno. Proviamo a risolvere questo problema con un'euristica, cioè una tecnica, quella di cui parlavamo prima, dello scalatore. Io aggiungo scalatore miope, perché scalatore, ci sono quanti scalatori, anche l'altro è uno scalatore. Questo è uno scalatore miope, non ci vede da lontano, non vede niente. Ci sono vari modi per scrivere questa euristica, io ne ho scelto uno e ve lo propongo stasera. Il primo passo di questa tecnica per fare lo zaino è dare un valore a ciascun oggetto. Cerchiamo di dare un punteggio sia per quanto riguarda l'importanza che ha l'oggetto per noi e sia per quanto riguarda lo spazio che pensiamo questo oggetto possa occupare nello zaino. Questo è il primo passo, poi si passa in questa tecnica che vi propongo a un ordinamento. Proviamo a ordinare i nostri oggetti, non sono tutti uguali. No, perché ci sono alcuni che sono più importanti, no, per noi, tipo le chiavi di casa, tipo i soldi, gli occhiali ci servono tanto. La chitarra per un viaggio di lavoro magari ci serve poco. Il computer, se io potessi portare un computer fisso quando vado a fare una conferenza in giro, mi farebbe molto comodo. Però il problema del computer fisso è che la dimensione è molto alta, cioè metto quello praticamente dentro lo zaino. E quindi non è così comodo. Quindi cerchiamo di ordinare, abbiamo ordinato, no? I nostri oggetti per
l'importanza per quello che se potessimo idealmente metterli tutti cominceremo dal primo. E così facciamo, no? Cominciamo a prendere gli oggetti da quello che riteniamo più importante. Partiamo dalle chiavi, ci stanno, occupano un solo spazio, poi mettiamo un po' di soldi che ci possono servire, mettiamo gli occhiali, mettiamo il computer fisso e dopodiché abbiamo riempito lo zaino, quindi i miei pantaloni non ci stanno più. Non sono molto contento di questa soluzione perché i pantaloni li volevo mettere, forse anche un po' di scarpe, no? Qualcosa che mi possa servire in giro. E invece sono finito su una soluzione, su un modo di fare lo zaino che mi fa storcere un po' il naso. Non sono completamente convinto e contento di questa soluzione. Qual è il problema di questa soluzione? È vero che ha un punteggio, diciamo, se io sto pensando all'utilità di questa soluzione, diciamo, ho messo tutti gli oggetti che mi interessano, tutti gli oggetti importanti, sono tutti utili, non è che ci sia qualcosa di inutile. Il problema è che ho lasciato fuori delle cose che possono, forse nel loro insieme, servirmi di più. Faccio un esempio. Se io togliessi il computer fisso e al posto suo mettessi una cravatta, una maglietta, un orologio e delle ciabatte, occuperei comunque tutto lo zaino. Lo zaino sarebbe occupato, 15 è la capacità massima dello zaino, l'avrei occupato, ma questa volta la mia utilità, qual è la somma delle cose utili che stanno dentro, è più alta di prima. Ho trovato una soluzione migliore, che mi piace di più. Questo è abbastanza facile da verificare. Cerchiamo di capire adesso perché questo algoritmo si chiama scalatore miope. Lo scalatore miope è uno scalatore che vuole arrivare in cima a una montagna, ma non ha una mappa e ci vede poco. Quindi vede soltanto quello che gli sta attorno. Può prendere decisioni su che strada prendere per arrivare in cima, soltanto guardando i piedi praticamente. Ed è quello che succede, quello che fa questo algoritmo. Questo algoritmo, partendo dall'oggetto che ha l'utilità maggiore, sceglie volta dopo volta di mettere l'oggetto che subito dopo è quello che ha l'utilità maggiore, quello che mi fa aumentare l'utilità più velocemente possibile. Cioè scelgo per salire in questa strada verso la massimizzazione dell'utilità, verso il modo migliore per fare lo zaino, con la strada più ripida, quella che mi porta in cima più in fretta. E quindi quando mi tocca fare la scelta, se mettere il computer fisso o le ciabatte, la strada più ripida è il computer fisso. Arrivo subito in cima. Prendo 40 di utilità, sono miope tra l'altro, e quindi penso di essere in cima al mondo, sono in cima all'Everest, sono contento, e invece manco per niente. Perché se io aggiungo le ciabatte, se aggiungo la cravatta, come abbiamo visto, la maglietta e l'orologio, ecco qui ho trovato una montagna più alta, ho trovato un modo di fare lo zaino migliore di quello di prima. Quindi sono salito più in alto. E come faccio? In che modo io posso... diciamo, il problema dello scalatore miope, che è arrivato a 40 di utilità, è che, essendo miope, non accetta la possibilità che ci sia qualcosa di più alto in giro, di migliore. E quindi non accetta la possibilità di scendere e di farsi un'altra salita, perché secondo lui è arrivato al meglio possibile. Questo è il limite principale delle cosiddette euristiche, cioè tutte quelle tecniche che scelgono, che trovano delle soluzioni facendo una ricerca locale, prendendo le decisioni in modo miope, guardandosi i piedi. Le meta-euristiche cercano di andare oltre, di spiegare alle soluzioni che possono scendere, che possono peggiorare, perché per andare più in alto, in questo caso, per passare da questo picco a quest'altro, bisogna sostanzialmente accettare la possibilità di peggiorarsi. Se ti peggiori, puoi salire più in alto. Questa è l'idea delle meta-euristiche. Il vantaggio delle euristiche, tipo dello scalatore miope, sono che sono estremamente veloci. Non ci abbiamo messo niente a fare lo zaino, un attimo proprio. Trovano delle soluzioni che possono piacere o meno. Il problema è che, appunto, come dicevamo prima, si fermano, si piantano subito, trovano l'ottimo che pensano che sia quello giusto, la soluzione che pensano che sia giusta, e si fermano lì. Non cercano più.
E un altro problema che vedremo più in là è il fatto che riportano una sola soluzione. Noi alla fine di questa ottimizzazione abbiamo trovato soltanto la soluzione con il computer fisso, l'altra me la sono inventata io, ma lo scalatore avrebbe preso quella del computer fisso, e quella era l'unica. Questo è il modello di cui abbiamo parlato prima. Allora, partendo da questo modello, cerchiamo di capire invece come funziona una meta euristica, quindi come funziona un algoritmo evolutivo. L'algoritmo evolutivo si basa fortemente sulla codifica che abbiamo scelto delle nostre variabili. Nel nostro caso avevamo scelto come codifica di selezionare con un 1 le variabili, quindi in questo caso gli oggetti che mettevamo nello zaino, e con 0 quelli che non mettevamo nello zaino. In questo modo possiamo rappresentare una possibile soluzione con una lista di interi 0-1, di numeri binari. In corrispondenza dell'1 abbiamo un oggetto messo nello zaino, in corrispondenza dell'1 0 non messo nello zaino, e così posso fare una lista di soluzioni. Tipicamente negli algoritmi evolutivi queste soluzioni iniziali vengono prese completamente a caso, quindi è come tirare una monetina e decidere ogni volta questo oggetto lo prendo, questo no, e tiri un sacco di monetine e crei un sacco di soluzioni. Quindi l'idea iniziale è creare soluzioni a caso, completamente a caso, del tipo questo, no? Soluzioni con numeri binari. Dopodiché, cosa si fa? Si valutano le soluzioni. Allora, valutiamo le soluzioni. Questa soluzione, come facciamo a valutarla? Prendiamo tutti gli oggetti in cui che sono selezionati con un 1, quindi messo nello zaino, e per ognuno di questi oggetti ricordate che abbiamo il punteggio, no? L'utilità in blu, e in rosso abbiamo lo spazio occupato dall'oggetto. Quindi possiamo valutare l'utilità, 43 in questo caso, e lo spazio occupato, 20 in totale. Ricordate che la capacità dello zaino era 15. Quindi questa soluzione è una soluzione tirata a caso, è una soluzione impossibile. Cioè, per quello zaino lì, questa soluzione non ci può fare, perché non si può fare, perché lo zaino esplode. Per gli algoritmi evolutivi questo va benissimo, non c'è nessun problema. Soluzioni impossibili sono ben accette, soprattutto all'inizio dell'evoluzione, ma anche nelle fasi successive, in algoritmi sofisticati vengono utilizzati. Perché? Perché ampliano la visione del problema, danno una diversità di punti di vista all'algoritmo che viene poi sfruttata per arrivare a soluzioni migliori. La seconda soluzione, in questo caso abbiamo un punteggio, un'utilità di questa soluzione di 39, però non abbiamo riempito completamente lo zaino. Vedete che siamo sotto la capacità massima dello zaino, però non abbiamo completamente riempito lo zaino. Potevamo fare un po' meglio, potevamo mettere ancora un po' di oggetti. L'idea delle meta euristiche è di creare delle variazioni delle soluzioni. Cioè, di nuovo, una volta che ho preso a caso le soluzioni iniziali, sfruttiamo ancora il caso. Scelgo una posizione, un oggetto qualunque, supponiamo il computer fisso, e tiro una monetina e cambio la soluzione, cambio la codifica iniziale, cioè cambio la soluzione, sposto a caso queste stringhe di bit. Questa si chiama mutazione, cioè prendo una posizione e se prima c'era un 1 metto uno 0, se prima c'era uno 0 metto un 1. Quindi l'oggetto prima era dentro lo zaino e poi non c'è più. In questo caso prima il computer c'era, adesso non c'è più. Il secondo modo in cui vengono variate le soluzioni all'interno dell'evoluzione evolutiva, dell'ottimizzazione evolutiva per migliorare, è un altro processo che è sempre ispirato all'evoluzione naturale, perché gli algoritmi genetici prendono ispirazione, come potete vedere, dal modo con cui la natura evolve il materiale genico del mondo della vita, del nostro patrimonio genico, quando passa di generazione in generazione viene ricombinato
padre e madre, in qualche modo il patrimonio genetico dei genitori si fonde nel figlio, si ricombina, ed è esattamente quello che succede anche qua. Qui abbiamo due soluzioni, la soluzione verde in alto, la soluzione arancione in un basso, e si fa esattamente quello che succede, esattamente, in modo ispirato a quello che succede nell'evoluzione naturale. Si staccano le due liste di numeri, che nell'ottimizzazione evolutiva si chiamano genomi anche, si prende metà da un padre e metà dall'altro padre. Vedete che la soluzione S5 è fatta metà dalla soluzione verde e metà dalla soluzione arancione. E la stessa cosa si fa con un altro figlio. Si può creare facilmente un altro figlio prendendo metà dalla soluzione arancione e metà dalla soluzione verde. In questo modo abbiamo creato da due soluzioni genitrici altre due soluzioni figlie, che sono un po' diverse da quelle di prima, ma sfruttano le potenzialità di entrambi i genitori. Di nuovo, una volta che abbiamo fatto queste variazioni, possiamo di nuovo rivalutare le nostre soluzioni, le nostre soluzioni figlie. Abbiamo questo qui, il primo figlio, metà verde e metà arancione. Questo qui ha un'utilità tutto sommato bassa, perché praticamente la soluzione arancione aveva tutti i zeri nella seconda metà e quindi non dà contributo. E siamo riusciti però a riempire quasi tutto lo zaino. Però è una soluzione un po' schifosa, ci sono due computer, cioè veramente questa è forse la peggiore che abbiamo provato in assoluto. Viceversa, l'altra soluzione non è male. L'altra soluzione è la migliore in assoluto che abbiamo trovato fino ad adesso. È nata, pensate, da due soluzioni genitrici, una impossibile e una che non aveva riempito completamente lo zaino. E abbiamo trovato una soluzione con un'utilità altissima e abbiamo riempito perfettamente lo zaino, con una ricombinazione casuale delle due soluzioni precedenti. Come possiamo interpretare quello che è successo? Allora, nella prima metà di questa figura avete le soluzioni, quello che aveva fatto, le soluzioni che aveva trovato lo scalatore miope. Quindi avete in alto a sinistra quella trovata dallo scalatore miope e poi quell'altra che vi avevo fatto vedere, quella del 58, che sostituiva il computer, altri quattro oggetti. Quello che succede invece con l'ottimizzazione evolutiva è mostrato nella seconda parte della figura. Abbiamo la soluzione verde, che è impossibile, l'ho marcata di rosso perché è impossibile, e poi abbiamo una soluzione arancione che non riempiva completamente lo zaino. Cosa succede? Ricombinando queste due soluzioni si creano due soluzioni figlie, una pessima, che abbiamo visto che era quella più sfigata di tutte, e poi invece se ne crea un'altra. È una soluzione che è a metà tra le soluzioni, tutte e due lì a metà tra le due soluzioni. Una è bellissima e l'altra no. Questo è il principio, attraverso questo principio su cui si basa l'evoluzione, l'ottimizzazione evolutiva, di sfruttare il caso, sfruttare la ricombinazione, sfruttare soluzioni impossibili, sfruttare soluzioni brutte, permette però di generazione in generazione di arrivare a soluzioni estremamente buone, molto vicine all'ottimo globale. Quando è che negli algoritmi evolutivi, negli algoritmi genetici, si usano, per chi è interessato alla parte pratica, diciamo più relativa all'implementazione di questi algoritmi, ci sono due parametri che vengono, sono quelli più importanti per l'ottimizzazione, che sono la taglia della popolazione, quindi quanti individui, quante soluzioni a caso prendiamo all'inizio, e il secondo è quante generazioni facciamo girare il nostro algoritmo, quante generazioni analoghe alle generazioni dell'evoluzione naturale, quante volte facciamo delle ricombinazioni, quante volte generiamo soluzioni figlie. E poi ci sono altri parametri che sono stati inventati dai ricercatori nel corso del tempo. Quali sono i vantaggi dell'ottimizzazione evolutiva? Beh, innanzitutto
che lo spazio delle possibili soluzioni viene esplorato in modo molto più esaustivo rispetto a una soluzione euristica. Avete visto che ricombinando soluzioni precedenti si possono creare un sacco di soluzioni, quindi in realtà l'ottimizzazione evolutiva permette di una varietà e una grande possibilità di esplorare tutte le possibili soluzioni che ci sono di un problema. Secondo, questa varietà consente di scendere, di peggiorarsi e quindi probabilmente anche di risalire in un punto più promettente e quindi di arrivare più vicini all'ottimo globale di un problema. Gli algoritmi evolutivi sono estremamente flessibili, possono essere utilizzati per tantissimi tipi diversi di problemi e producono per ogni problema tante soluzioni ammissibili, tante soluzioni buone. Sono tutte quelle della popolazione di una certa della generazione finale. Quando l'evoluzione finisce, fornisce come risultato un elenco di soluzioni, tutte le soluzioni che sono sopravvissute fino a una determinata generazione. E poi, sempre per chi è interessato all'implementazione di questi algoritmi, la cosa carina è che ci sono dei framework, dei toolbox che sono estremamente facili da utilizzare, con veramente pochissime righe di codice, tipo Keras per le reti neurali, ma ancora più semplici, in pochissime righe di codice si fa un algoritmo evolutivo fantastico. Il problema più grosso degli algoritmi evolutivi è che richiedono tempo. Tipicamente per problemi reali, vi farò poi vedere un esempio che è stato un'applicazione reale che è stata sviluppata dalla NASA. La NASA ci ha messo 3 mesi di evoluzione e ha valutato qualche miliardo di soluzioni, quindi immaginate, per arrivare alla soluzione del loro problema, che poi vi farò vedere. Richiede un pochino di pratica la scrittura del modello matematico, perché bisogna impratichirsi un po' a cercare di vedere un problema sotto forma di numeri, sotto forma di connessioni logiche, di formule. Ecco, questo è vedere un problema reale, avere un obiettivo ed essere in grado di tradurlo come in formule, non è, ci vuole, richiede un po' di allenamento. Poi si fa, ma richiede un attimo di allenamento. Quando è che gli algoritmi evolutivi rappresentano lo stato dell'arte? Cioè non conosciamo nessuna tecnica che funzioni meglio degli algoritmi evolutivi. Gli algoritmi evolutivi sono il meglio che l'uomo è riuscito a inventarsi per i problemi che vengono detti multi-obiettivo. I problemi multi-obiettivo, ve ne siete accorti, sono la maggior parte di quelli dei problemi reali sono molti obiettivo in realtà. Facciamo un esempio: noi qua abbiamo un problema multi obiettivo con 2 obiettivi, è abbastanza semplice. Vogliamo andare in vacanza e ci siamo preparati lo zaino per andare in vacanza con l'algoritmo evolutivo, adesso vogliamo trovare qual è il modo migliore per viaggiare. E qual è il modo migliore per viaggiare? Beh, quello che ci dà il prezzo del biglietto più basso possibile è la durata del viaggio più bassa possibile. Poi, a seconda da persona a persona, le cose possono variare. Magari un riccone può permettersi di pagare migliaia di dollari per un biglietto aereo e ci mette un'ora, o un jet privato ci mette mezz'ora per arrivare dove vuole andare. Una persona normale magari preferisce farsi un viaggio di 12 ore in pullman, però spendere 10 euro di poco fix, non so. Ecco, quello che scelgo io. Cosa fanno? Tipicamente nel machine learning noi pensiamo ai problemi come aventi un solo obiettivo, e quando abbiamo più obiettivi, per semplificare le cose, facciamo il prodotto dei due, facciamo una combinazione dei due. Quindi se abbiamo per esempio la durata del viaggio e il prezzo del ticket, quello che facciamo un bel prodotto dei due obiettivi e utilizziamo una rete neurale per cercare la soluzione al nostro problema. Quindi una rete neurale parte da una certa soluzione, di nuovo è casuale, nelle reti neurali i pesi sono inizializzati in modo casuale, poi ci spostiamo verso un'altra soluzione
sempre in modo un pochino graduale, va a discesa del gradiente, quindi il nostro un algoritmo simile a quello che abbiamo visto dello scalatore, ma che stavolta non vuole salire ma vuole scendere. Nelle reti neurali generalmente si vede così, finché passo passo non arriviamo alla fine del nostro processo di ottimizzazione sulle reti neurali, arriviamo a una soluzione finale, quella abbiamo deciso, la rete neurale per questo problema ha trovato quella soluzione, basta. Ma è vero che c'è solo quella soluzione? Ci sono soluzioni comparabili con quella, altrettanto buone? Potrebbero, attorno. Non le abbiamo viste, non le abbiamo esplorate, la rete neurale non le ha cercate, non le ha trovate quelle, però ci sono. Come pensa invece un algoritmo evolutivo, multi-obiettivo? Non si perde niente, niente prodotto tra le combinazioni di vari obiettivi. Gli obiettivi sono separati. Dicevamo che gli algoritmi evolutivi, abbiamo visto, sono fatti non da una sola soluzione. A ogni generazione abbiamo tante soluzioni. Noi infatti all'inizio dell'algoritmo evolutivo non partiamo con una soluzione. In questo caso, per semplificare, ho messo tre soluzioni iniziali, perché vengono generate in modo casuale con del numero che ne vogliamo. Sono tutte uguali queste soluzioni? No. Questa soluzione qua è sicuramente migliore di questa qua. Perché? Perché questa soluzione ci consente di avere un tempo minore di viaggio e spendere meno per il biglietto. Quindi queste soluzioni non sono tutte uguali e questo algoritmo evolutivo lo può notare. Anche questa è una soluzione migliore di questa qui, perché il tempo di viaggio è sicuramente molto più basso. Il prezzo del biglietto è simile, ma il tempo di viaggio è sicuramente meglio. E invece, tra queste due soluzioni, qual è la migliore? L'algoritmo evolutivo non lo sa. Non riesce a distinguere qual è la migliore. È un problema? No. Sono soluzioni che si chiamano Pareto ottimali. Cioè, non possiamo distinguere quale sia meglio tra le due. In una delle due spendiamo meno per viaggiare, però nell'altra ci mettiamo meno tempo. Qual è la migliore? Dipende dalla persona. Persona ricca vuole spendere, disposta a spendere di più, può di viaggiare a meno tempo, persona povera è il contrario. Facciamo un'altra generazione, quindi generiamo dalle soluzioni iniziali nuove soluzioni. Di nuovo lo stesso procedimento di prima. Ci sono delle soluzioni ottime che finiscono su questo fronte, quindi sono soluzioni che non sono comparabili, e ce ne sono soluzioni generate che sono sicuramente peggiori di queste qua, che non sono confrontabili, sono Pareto ottimali. Fino ad arrivare alla fine dell'evoluzione. Le crocette rosse indicano soluzioni che sono alla fine, quando sono finite tutte le generazioni dell'evoluzione, sono soluzioni tutte ottime. E a questo punto cosa succede? L'algoritmo evolutivo multiobiettivo fornisce all'utente, a voi, non una soluzione, ma tante soluzioni, ognuna delle quali fornisce un compromesso diverso tra la durata del volo e il prezzo del biglietto. Sta poi all'utente scegliere. E questa è anche la bellezza dell'evoluzione multiobiettivo. La bellezza è che, oltre a esplorare in modo più esaustivo lo spazio, fornisce all'utente la possibilità di scegliersi la soluzione preferita a seconda di quello del gusto o delle necessità. Come ultima cosa che volevo raccontarvi stasera, volevo raccontarvi qualcosa di applicazioni reali. Quando è che gli algoritmi evolutivi vengono utilizzati per davvero nel mondo reale? È il primo che vedete sulla sinistra, questa qui, è l'antenna più piccola mai realizzata. Qui vedete che l'antenna è poco più di 2 cm. È stata sviluppata nel 2006 dalla NASA per la missione ST-5, Space Technology File. È una missione in cui sono stati inviati nello spazio dei piccolissimi moduli della dimensione di 50, cioè un cubo di 50 centimetri, piccolissimi, con dei sensori, tra cui delle antenne. Il problema è che
in questi moduli bisognava, anche per tenere bassi i costi, per far sì che tutto fosse molto snello, avevano bisogno di miniaturizzare tutto. E quindi i microchip, ok, i microchip sono facili, ormai abbiamo capito come miniaturizzarli, facciamo delle schedine elettroniche che stanno nel nostro cellulare, sono piccolissime. Però le antenne non sono facilissime, perché le antenne più si fanno piccole, più difficile trasmettere un segnale di qualità. E cos'è che determina la qualità del segnale dell'antenna? La forma dell'antenna. E quindi in questo problema, questo qui era un problema multiobiettivo, in cui bisognava minimizzare la dimensione dell'antenna, ma massimizzare al contempo la qualità di trasmissione. Vi assicuro che non c'è nessun designer di antenne al mondo che era stato in grado di prevedere che una forma del genere sarebbe stata utile per trasmettere un segnale. Cioè nessuno, perché è strano? Non è una cosa intuitiva, le nostre antenne non sono fatte così. Eppure funziona meglio delle antenne che abbiamo noi. Un altro esempio molto interessante riguarda invece i robot, applicazioni robotiche. Vi farò vedere un video adesso, sono due piccoli video. Nel primo video vedrete un robot che cammina tranquillo. Vedrete anche che a un certo punto i ricercatori staccano, è un robot che ha delle gambine, sembra un ragno. A un certo punto i ricercatori staccano il motore di una delle gambe, quindi come staccare una gamba al robot, come se il robot si fosse caduto e si fosse infortunato. E senza un motore, senza una gamba, il robot non cammina più dritto. I ricercatori hanno utilizzato un algoritmo evolutivo in modo tale che il robot imparasse a camminare di nuovo dritto, nonostante avesse perso la perdita della gamba. Ecco qua, questo è il robot in azione, con tutte le gambe funzionanti, e cammina tranquillo, va dritto. E adesso non è che capita questa. Non è capitato, l'hanno fatto. E qui cammina solo, vedete che non riesce più ad andare dritto, lui ci prova, non ci riesce. Cosa succede? Proviamo a fare evolvere soluzioni. Quindi lui ci prova, sta valutando varie generazioni diverse, varie possibilità diverse di muovere i motori per riuscire ad andare dritto. E prova varie tecniche, vedete che si aggiusta, non siamo solo come prima. Adesso, di nuovo, ma comunque gira ancora un po' verso destra, si impegna tantissimo, di generazione in generazione migliora la sua capacità di andare dritto. Vedete, questo è già molto meglio, si adatta già molto meglio, finché alla fine ce la fa. Alla fine trova un modo un po' bizzarro, salta, un po' male, però alla fine ce la fa. Alla fine riesce ad andare dritto. E questo qui, di nuovo, è stato utilizzato un algoritmo evolutivo, multi-obiettivo di nuovo, perché bisognava minimizzare anche l'utilizzo dei motori, perché talvolta se si creano soluzioni troppo bizzarre, i motori impazzivano, cominciavano a girare troppo velocemente, quindi si deve cercare di tenere la rotazione dei motori non troppo elevata, e l'obiettivo è quello di andare dritto. Facendo un riassunto di quello di cui ci siamo parlati stasera, direi che innanzitutto ho cercato di comunicarvi che nel mondo del machine learning non è apprendimento macchina nel senso umano di apprendimento. Nel mondo del machine learning apprendere significa ottimizzare, è quindi una cosa ben precisa che conosciamo, mentre apprendere nell'uomo non sappiamo. Seconda cosa, vi ho cercato di comunicare l'importanza della rappresentazione astratta, matematica, dei problemi per poterli risolvere in modo automatico. Abbiamo visto alcune qualità e alcuni svantaggi sia delle tecniche euristiche cieche e quelle meta-euristiche che invece esplorano lo spazio, e abbiamo visto come l'evoluzione possa, gli algoritmi evolutivi
possano essere, rappresentino lo stato dell'arte, il meglio che si può avere per quanto riguarda l'ottimizzazione multiobiettivo. Non c'è niente di meglio. Se avete un problema multiobiettivo dovete usare un algoritmo. E poi vi ho fatto vedere qualche applicazione reale, cioè il fatto che queste cose non solo sono in teoria funzionanti, ma in pratica c'è qualcuno che realizza degli strumenti davvero con queste cose. Grazie. Volevo chiedere per quanto riguarda la ricerca operativa, so che ci sono già anche degli studi, c'è sempre un po', diciamo, si parla tra machine learning e ricerca operativa, perché dici che è la mia soluzione e se anche la ricerca operativa può fare queste cose meglio o peggio, non lo so. Dunque, effettivamente, diciamo, solo per far capire la domanda, la ricerca operativa è una branca della matematica applicata che si occupa di o dell'ottimizzazione matematica. Ha un nome che non è ottimizzazione, ma ricerca operativa significa ottimizzare. Per quanto riguarda gli algoritmi evolutivi fanno parte di questa branca di ottimizzazione. Il problema non è tanto legato a bisogna dire due cose su questa cosa. La prima è un fatto storico. Dunque, storicamente le comunità scientifiche di ricerca operativa, da una parte, e di reti neurali e machine learning, dall'altra, non si sono tanto parlate. Una volta perché non c'era internet e capire cosa stavano facendo gli altri gruppi di ricerca era più complicato. Ma negli ultimi anni, anche perché ci sono un po' di rivalità, all'interno della ricerca operativa, di nuovo, poi ci sono due famiglie che sono in opposizione. Ci sono quelli che amano le metauristiche, i sostenitori degli algoritmi evolutivi, e poi chi invece ama l'ottimizzazione cosiddetta esatta. Cioè, per chi conosce, ci sono algoritmi che non abbiamo visto stasera, ma che permettono di risolvere, di trovare la soluzione ottima, globale. Per esempio il metodo del simplesso. Ebbene, questi algoritmi, queste tecniche, per dire, hanno tutte dei limiti. Il problema delle tecniche esatte è che richiedono un ammontare di tempo a volte insostenibile. Se voi provate a far risolvere un problema multiobiettivo al metodo del simplesso, minimamente complicato, che abbia un pochino di, cioè che lo spazio di ricerca sia un pochino grande, le caratteristiche del problema siano, mettiamo anche soltanto 8 caratteristiche al vostro problema, un problema molto semplice, ci potrebbero volere miliardi di anni prima di avere la soluzione, e quindi non sono praticabili. L'altro invece, per quanto riguarda la comunità del machine learning, che diciamo qui sugli scudi ci sono le reti neurali sicuramente, anche le reti neurali hanno dei limiti, dipende molto dall'applicazione. Il problema delle reti neurali oggi sono due. Il primo è che offrono una soluzione, e alcune volte non poter decidere non piace, soprattutto alle persone che fanno biologia o business. Le persone che fanno business non piace avere una sola soluzione, perché a parte che forse sono un ego forse un po' grande, quindi gli piace prendere loro la decisione, quindi vogliono consigli eccetera, però poi la decisione vogliono prendere loro. Il secondo problema è che a volte veramente i problemi sono multimodali, cioè dipende molto dalla persona poi qual è la soluzione migliore, quindi il fatto di avere tante soluzioni a disposizione è una cosa che in certi campi è richiesta. Le reti neurali hanno anche un altro problema. Una volta che è terminata l'ottimizzazione, in certi problemi, le reti convoluzionali non tanto perché si possono analizzare internamente, vedere cosa fanno dentro, però molte altre reti neurali sono molto difficili da interpretare. Io 2 anni fa stavo lavorando per Candiolo,
un centro di ricerca per il cancro di Candiolo, e avevamo utilizzato una rete neurale che funzionava benissimo per associare il farmaco giusto ai malati di tumore. Noi siamo andati lì con questa, faceva pochissimi errori, un errore su 100, veramente era fantastico. Un errore su 100, gli biologi di Candiolo mi hanno detto: beh, perché fa quell'errore? Cioè la risposta è che non c'è, cioè nel senso non siamo in grado di capire perché una rete, è anche sensato, no? Pensate, una funzione matematica che è fatta da milioni di numeri. Un essere umano cosa può capire di milioni di numeri? Poco o niente. Gli algoritmi evolutivi possono fornire, se sono scritti bene, se sono se il problema è adatto, possono fornire un modo di trovare una soluzione, forniscono una soluzione che non solo funziona bene, non solo ne fornisce tante di soluzioni tra cui si può scegliere, ma una soluzione interpretabile. Avete visto che per fare lo zaino, alla fine, cosa è successo? Abbiamo avuto una serie di indicazioni, progetto sì, le calze sì, le scarpe sì, eccetera. Era una cosa che si vedeva e si capiva cosa dovevo mettere nello zaino e perché. Questi sono i vantaggi dell'ottimizzazione evolutiva. In certi settori le macchine a guida autonoma non va bene. Perché? Perché ci mettono tanto tempo. Quindi far evolvere una macchina che si guidi da sola può richiedere e che risponda in tempo reale alle situazioni, può non essere fattibile. I problemi in tempo reale spesso vengono utilizzati le reti neurali perché sono più veloci. Non c'è un modo per integrare i due paradigmi? Certo. In parallelo proprio. Neuroevoluzione. C'è qualcuno che li ha fusi. Cioè, c'è chi prova a farli andare in parallelo, c'è chi addirittura li ha fusi. Si parla di neuroevoluzione. Sono algoritmi evolutivi che fanno, le cui soluzioni sono reti neurali. E quindi propongono, fanno evolvere delle popolazioni di reti neurali, poi le mischiano tra di loro. Allora, applicazioni reali non ce ne sono ancora, un po' perché è un campo giovane. Il campo della neuro evolution è molto giovane, è nata da qualche anno, è sicuramente interessante, per certi problemi è molto promettente perché consente di sfruttare la capacità di entrambi i sistemi. Quando ci sarà un'applicazione reale che utilizzerà per davvero queste tecniche, non lo so. Ma il limite comunque, scusa, il limite è sempre sulla potenza di calcolo, comunque i gap, diciamo, quello. Uno dei limiti è la potenza di calcolo, nel senso sia per le reti neurali sia per gli algoritmi evolutivi. Tendenzialmente gli algoritmi evolutivi hanno più problemi di tempo di calcolo e meno di spazio di memoria. Le reti neurali hanno più problemi di spazio di memoria che di tempi di calcolo. Però la memoria in realtà ormai non è più un problema, cioè lo era fino a qualche anno fa, ma adesso ne abbiamo quante ne vogliamo. Quindi è uno dei motivi dei successi delle reti neurali, perché una volta risolto il problema del tempo di calcolo, le applicazioni in tempo reale, come sono le macchine a guida autonoma, le reti neurali possono essere una soluzione di ricerca. Le slide sono disponibili su qualche sito internet, le sue slide? Voi le mettete disponibili? Sì, sì, sì. Allora, quando me le passi stasera o domani? Ok, allora le passo. Sì, poi verrà mandata la mail di recap al fine con il video e le slide. Ovviamente a patto che siate iscritti almeno al meetup. Aspetta, che c'è un'altra domanda. Sì. Guarda, sono qua. Che obiettivo? Nel senso, è una combinazione lineare di un obiettivo. Per gli
algoritmi genetici a singolo obiettivo, sì, però c'è un algoritmo genetico, si chiama NSGA2, che ha una funzione obiettivo con due obiettivi, che sono distinti, non c'è una combinazione lineare, sono, è una lista di obiettivi, ma sono disgiunti. Credo che sia stato inventato una decina d'anni fa, e rappresenta attualmente lo stato dell'arte delle applicazioni multiobiettivo. Non ho detto il nome prima, ma il nome dell'algoritmo evolutivo attualmente multiobiettivo che rappresenta lo stato dell'arte è NSGA2, e ha questa proprietà che ha due obiettivi nella funzione di fitness disgiunti. E il trucco è quello che ho fatto vedere prima su questa slide qua. Vediamo se riesco a tornare. Come fa a trovare negli algoritmi evolutivi multiobiettivo? Non esiste, non viene fatto un ranking delle soluzioni dalla migliore alla peggiore. Viene fatta una distinzione tra soluzioni che sono chiamate Pareto ottimali, queste, e tutte le altre che sono peggiori. Quindi quello che succede quando vengono generate le soluzioni è che NSGA2 seleziona, compara le soluzioni a coppie e cerca di capire se una ha entrambi gli obiettivi migliori rispetto all'altra. Se sì, è una soluzione sicuramente migliore. Se no, come in questo caso, che c'è un obiettivo che è meglio per una e un obiettivo che è meglio per l'altra, queste qui sono tutte e due ottimali. Cioè, il trucco è, non faccio una combinazione lineare. Quando c'è un obiettivo meglio per una e meglio per l'altra, dico che sono tutte e due ottime. Esatto, cioè per la generazione successiva questa, dove vengono generate queste soluzioni, si ricombinano queste due e se c'è ancora spazio nella popolazione si piglia questa, però ci si decide di essere spazio. E infatti uno dei limiti, c'è un ulteriore limite di cui non abbiamo parlato prima, dell'ottimizzazione multiobiettivo, è che funziona bene se il numero di obiettivi non è eccessivo. Diciamo, ci sono delle prove che funziona bene fino a 3-4 obiettivi. Quando il numero di obiettivi cresce troppo, il problema è che lo spazio, c'è un fenomeno che accade in matematica, quando lo spazio cresce troppo, c'è un fenomeno che si chiama maledizione della dimensionalità, che rende lo spazio vuoto. E a quel punto è difficile trovare questo fronte, perché tutte le soluzioni sono tutte ottime. Se voi immaginate, con un solo obiettivo c'è una sola possibile soluzione ottima, quella che è più vicina allo zero in assoluto. Con due obiettivi ce ne cominciano ad essere già di più, no? Abbiamo visto che possono essere tante. Se aumento il numero di obiettivi, questo fenomeno aumenta e quindi tutte le soluzioni cominciano ad essere ottime. E a quel punto è difficile evolvere, perché non capisci cosa è meglio o cosa è peggio. Quindi, se il numero di obiettivi, a patto che il numero di obiettivi non ecceda in modo che non sia eccessivo, questa cosa qua funziona molto bene. Sono stati fatti degli studi su quanto gli algoritmi genetici si avvicinino al vero ottimo? Sì, ci sono degli studi, ci sono due tipi di studi. Ci sono degli studi per cui noi conosciamo, per vie trasverse, perché l'abbiamo provato, diciamo, con un esperimento magari nel mondo reale, qual è la soluzione ottimale. E quindi possiamo fare proprio la differenza, no? Tra la soluzione ottima trovata nel algoritmo evolutivo e la soluzione che conosciamo che sia reale. Questo tipicamente si fa, si usano delle funzioni matematiche di test. C'è una funzione che viene utilizzata moltissimo che si chiama restringing function, un nome terribile, che è una funzione
con molto strano, sembra, sembra di guardare una catena montuosa con tantissime montagne, invece le poche montagne che vi ho fatto vedere prima, voi immaginate una funzione con tantissimi picchi, tantissime valli, ecco, vengono utilizzate quel tipo di funzioni lì. Oppure quando vengono testati gli algoritmi evolutivi su problemi che sono di taglia piccola, perché tipo, il problema dello zaino di prima aveva 30.000 soluzioni possibili, è un problema piccolo, è un problema molto piccolo, ci si mette relativamente poco con un computer a esplorare tutte quelle soluzioni, a trovare quella veramente ottima. Allora su problemi piccoli si testano gli algoritmi evolutivi, perché noi sappiamo veramente trovare, no? Le proviamo tutte, poi troviamo l'ottimo e poi vediamo quanto ci mette l'algoritmo evolutivo ad arrivare fino all'ottimo. Tipicamente se il problema è troppo semplice ci mette poco, e quello è un problema, perché il problema è troppo semplice, però ci sono delle vie di mezzo per testare quanto sono efficaci. E quanto è? Dipende moltissimo dal tipo di problema, soprattutto per problemi molto grandi, intendo che magari ci sono milioni o miliardi di soluzioni. Anzitutto per noi sapere qual è veramente l'ottimo globale è difficile. Quello che si fa tendenzialmente nelle applicazioni pratiche è arrivare sotto, evolvere finché non si arriva al di sotto di una soglia accettabile, per esempio l'antenna, loro avevano bisogno di un'antenna che non sforasse i 3 cm, non fosse più grande di 3 cm e trasmettesse con una certa qualità. Allora loro cosa hanno fatto? Hanno fatto partire l'algoritmo evolutivo, hanno detto cerca, cioè quanto ci ha messo? Ci ha messo 3 mesi a soddisfare quel requisito, quindi noi non sappiamo qual è veramente l'antenna migliore che si possa mai costruire e più piccola possibile, non lo sappiamo, quindi non sappiamo quanto sia avvicinato all'ottimo globale, però possiamo dire ok, noi avevamo dei vincoli e gli algoritmi li ha rispettati, quindi io sono soddisfatto perché sono riuscito ad arrivare sotto la soglia di accettazione, che l'ho stabilito io perché quel fenomeno lo richiede. Però se ci pensi, in realtà è una cosa che si può estendere a tantissimi problemi. Nel caso dei farmaci, non ti interessa, cioè è impossibile spesso avere errore zero di identificazione del farmaco, però ci sono delle linee guida a livello europeo, a livello americano, che ci dicono che dobbiamo fare un numero di falsi positivi inferiore al 2,5%. Allora, se durante l'evoluzione troviamo una soluzione, dopo mesi, anni, non lo so, e troviamo una soluzione che ci consente di arrivare a un errore, quindi a dei falsi positivi inferiore al 2,5%, ci possiamo ritenere soddisfatti. E va bene così. Allora, la domanda è parallelizzabile? Sono parallelizzabili gli algoritmi evolutivi? Dunque, per chi non conosce questa parola, vuol dire dunque, nel nostro computer ha diverse unità di calcolo, la CPU, che è il cervello del nostro computer, è fatto da diverse unità di calcolo. Si può sfruttare il fatto che abbiamo tanti cervelli e si possono fare tante azioni contemporaneamente. Le reti neurali sfruttano pesantemente la parallelizzazione delle GPU, delle schede grafiche, per fare tanti calcoli parallelamente, tutti insieme, senza aspettare che quelli prima abbiano finito. Allora, gli algoritmi genetici si possono parallelizzare all'interno della stessa generazione. Quindi, perché le soluzioni all'interno di una... valutare le singole soluzioni all'interno di una generazione, la valutazione è indipendente l'una dall'altra, a me interessa solo sapere se la singola, qual è il valore della fitness, qual è la qualità della singola soluzione, e non mi interessa cosa stanno facendo le altre, qual è il valore delle altre. Quindi a ogni generazione si può parallelizzare, e nei framework già preimpostato, perché si sfruttino tutte le unità di calcolo possibili nella CPU. Quindi si può sfruttare praticamente il costo computazionale, quanto costa computazionalmente
fare una generazione di un algoritmo evolutivo, dipende da quante CPU si hanno a disposizione. Supponiamo di avere 100 CPU, il costo di quella generazione lì, se abbiamo 100 individui, è il costo della valutazione di un solo individuo, perché tutte le CPU elaborano un individuo e alla fine di un passo computazionale abbiamo la valutazione di tutti gli individui, e ognuno lo fa parallelamente e sono disgiunti. Quindi poi invece l'ordinamento per trovare il fronte di Pareto, quello invece deve essere fatto alla fine e deve essere simultaneo, perché deve essere sequenziale. Prima li valuto tutti e poi decido quale è migliore e quale è peggiore, però la valutazione si può fare in modo parallelo, che è la parte più costosa. La valutazione di individui è molto costosa. In base al numero di obiettivi. In base al numero di obiettivi. Più sono gli obiettivi, più difficile. Si impostano delle constraint? La domanda è: si possono avere dei constraint, cioè dei vincoli? Dei vincoli alla, durante l'evoluzione multi-obiettivo? Sì, si possono avere dei vincoli. C'è tutto un processo, una linea di ricerca, credo conferenze intere, che sono su come esprimere i vincoli, cioè dei limiti, come quello di cui parlavamo prima, no? Il limite della capacità dello zaino. Noi non vogliamo soluzioni che superino la capacità dello zaino, lo zaino non deve strabordare. Allora, ci sono dei ricercatori che si occupano espressamente di questo, in particolare di quello che si chiama della riparazione delle soluzioni. Supponiamo di avere una soluzione rotta, una soluzione che non funziona, che eccede un vincolo, per esempio potrebbe essere la taglia. Cosa si fa? Quando ci si accorge che non viene rispettato il vincolo, quindi si mette un if, insomma, per fare questo controllo, quando si controlla la soluzione non funziona, non rispetta il vincolo, allora si prende la soluzione e si muta. Quindi si prende un elemento della soluzione a caso, si cambia, quindi se era 0 diventa 1, se era 1 diventa 0, e di nuovo si rivaluta la soluzione. Se la soluzione adesso rispetta il vincolo, bene, se no, di nuovo. Quindi si ripete finché la soluzione non si ripara, cioè non si trova una soluzione che invece rispetta il vincolo, e si procede nell'evoluzione. Un altro modo per farlo un pochino più brutale è dare una fitness, una qualità brutta alla soluzione. Quindi la soluzione avrebbe qualità, quella di prima avrebbe qualità 43, per esempio, però non eccedeva il vincolo della capacità dello zaino, e allora dico che quella soluzione ha qualità 0, cioè proprio terribile, e automaticamente viene scartata dall'evoluzione, perché è come avere una popolazione, immagina una popolazione animale, che evolve di generazione in generazione in generazione, e a un certo punto si trova un individuo che non cammina, che non riesce a procurarsi il cibo, eccetera. Quell'individuo non riesce a trasmettere il proprio patrimonio genetico, perché la sua qualità non è sufficiente per la riproduzione. E la stessa cosa si può fare in questo modo soft, negli algoritmi evolutivi. Esatto, quindi tipicamente quello che si fa, non si applicano i vincoli hard, non si applicano i vincoli brutalmente, cioè riparare le soluzioni si fa soltanto in certi ambiti di ricerca in cui avere soluzioni non buone, cioè non interessano interi spazi di ricerca dove ci sono soluzioni non buone. Difficile saperlo a priori, però tipicamente quello che si fa è si accettano le soluzioni brutte, si dà una fitness, una valutazione brutta all'individuo, e l'individuo ha una piccola probabilità di riprodursi, non nulla, piccola, e se ce la fa trasmette il suo patrimonio genetico e quindi si riesce a esplorare quella zona. Se no, di nuovo, per aumentare la varietà nelle soluzioni degli algoritmi, a volte vengono inserite durante l'evoluzione, magari a un certo punto delle generazioni, vengono inserite soluzioni a caso, giusto per aumentare un pochino la varietà, in modo tale che l'algoritmo comincia a cercare in regioni di spazio che prima non aveva esplorato. Ma
Allora, quindi parliamo di strumenti. Quindi se uno volesse iniziare a sviluppare un suo progettino, io ho iniziato a fare dei progetti in ricerca operativa e quindi come strumenti minimamente software e hardware ovviamente. E come software quindi bisognava scrivere il tuo modellino matematico, trasformarlo in codice ovviamente, e dare un impasto a un cosiddetto solutore, quindi che ovviamente è un costo di licenza, non banale, e poi ovviamente utilizzare poi delle macchine di calcolo, perché comunque se uno vuole delle risposte, come dicevi tu, diciamo, in tempo utile, poi ci bisogna di macchine tra virgolette carrozzate. Ecco, volevo chiederti, per quanto riguarda questi diciamo algoritmi evolutivi, che cosa consigli, diciamo, per partire, diciamo, questa è una parola leggera, quindi lean, già solo per provare, quindi poi dopo è chiaro che se uno vuole fare le cose un po' più complesse dovrà spendere dei soldi, cioè. Grazie. Allora, ci sono, secondo me, per iniziare due software che si possono utilizzare. Prima cosa, se invece vogliamo essere, consiglio a tutti perché prima non ho detto quello che ho detto, se invece vogliamo partire puliti, c'è un modo, un framework molto, molto interessante, ve lo faccio vedere direttamente sulla lavagna. Ecco qua. Ecco, ovviamente sono connesso a internet, quindi no, non ve lo faccio vedere. Vabbè. Non importa. Il framework si chiama Inspired. Inspired è un framework sviluppato in Python, quindi richiede la conoscenza di Python, un linguaggio di programmazione, e è stato sviluppato in un modo veramente dettagliato. C'è tutta, su internet potete trovare, sul sito di Inspired ci sono un sacco di esempi, un sacco di spiegazioni di come funzionano le funzioni. Ci sono un sacco di riferimenti anche a paper, a pubblicazioni precedenti, c'è veramente un mondo, e sono già implementati tutti i principali algoritmi evolutivi, tra cui quello che citavo prima, NSGA2, è implementato, e questo codice è ottimo anche perché è molto, ha un alto grado di ottimizzazione, funziona veramente bene, è molto veloce. C'è anche la funzione per parallelizzare tutte le valutazioni, si aggiungono due righe di codice e parallelizza tutto, cioè e basta copiare e incollare. Funziona veramente benissimo. In questo framework basta specificare veramente... io ho fatto degli algoritmi evolutivi, quello dello zaino, per dire, scritto in Inspired, si tratta di poche decine di codice. Di linee di codice, poche decine di linee di codice, quindi, e si impara subito, perché avete visto, una volta che si ha la cosa difficile degli algoritmi evolutivi è la formulazione matematica, quella di cui parlavi prima, cioè la cosa su cui magari un problema nuovo eccetera, la cosa difficile è trasformare il problema in formule. Una volta fatto quello, le formule te le copi e incolli sostanzialmente in Python, te le scrivi sotto forma di codice e si è a posto. È finito. E il resto è già scritto, l'algoritmo e tutto quanto è tutto fatto. Perfetto, diciamo, Python diciamo lo mastico abbastanza. E invece per quanto riguarda la tua hardware, cosa consigli? Allora, al lato hardware, il problema del lato hardware per quanto riguarda la parallelizzazione, che per esempio Inspired ha il limite che funziona sulle CPU. Allora, avere un computer con 8 core, 8 CPU, anche unità logiche, cioè non per forza anche magari virtuali, però avere un computer con così tante CPU e averne, magari se ti servono 100 individui, avere un computer con 100 CPU, non lo vedo. Però
far girare sulla GPU. Ci sono delle soluzioni professionali, c'è una, un'azienda che si chiama Data Robot che ha acquisito da qualche anno una startup che ha sviluppato il package, secondo mio la mia opinione, il miglior package di algoritmi evolutivi, però l'ha acquistato è di proprietà di Data Robot e per averlo bisogna pagare assai, proprio molto. Come MATLAB, tanto. Soprattutto se vuoi le versioni complete, veramente, cioè si parla di migliaia di euro per ogni computer. Quindi tanto. La cosa interessante è che questo framework, che si chiama Eureka, scritto E-U-R-E-Q-A, quindi non è come non è giusto di fare lo spelling della parola greca, ma è disponibile sul sito originale della startup in versione di prova 30 giorni. Dunque, altri framework, questo qui è molto interessante. Questo framework Eureka è proprio un software tipo MATLAB, quindi potete caricare il vostro database direttamente trascinando tutti i bottoni, cioè non è proprio, non è come Python che dovete programmare, qui è tipo Word, no? Tipo Excel, ecco. Si possono fare cose un pochino più, in modo più semplice. Questo tool è un tool per fare che utilizza gli algoritmi evolutivi risolvere problemi di ottimizzazione come quello di stasera, trovare soluzioni diciamo discrete, non per la classificazione ma per la regressione. Cosa interessante, quel tool lì è stato utilizzato al CERN di Ginevra da due ricercatori che avevano una domanda molto curiosa. La domanda è questa: se non, supponiamo che Newton non sia mai esistito, che Einstein non sia mai esistito, quindi non sappiamo niente della fisica oggi, togliamo tutto quello che c'è nella fisica oggi, prendiamo dei sensori e misuriamo il mondo fisico, misuriamo oggetti che cadono, misuriamo macchine che si scontrano, misuriamo la frequenza degli astri, quindi della luce che riceviamo dalle stelle, misuriamo tutta una serie di cose che possono avere più o meno senso, e proviamo a ricavare leggi della fisica. Così, dall'informatica, facendo una regressione lineare, vengono delle schifezze allucinanti. Con l'ottimizzazione evolutiva hanno trovato delle formule, perché questo framework combina, cioè le soluzioni non sono numeri 0-1, ma sono formule matematiche intere. Ok? La cosa interessante è che hanno trovato formule molto simili a quelle di Newton, tipo sulla forza hanno trovato che la forza di un dato oggetto che si muove con una certa accelerazione è proporzionale alla massa per l'accelerazione più qualche altro termine dovuto ad altre cose, però hanno trovato formule che sono veramente molto simili, e questo è interessante, cioè, vuol dire che Newton magari non aveva azzeccato perfettamente, ma ci è andato veramente vicino, un po' dovuto anche agli errori strumentali, sensori, eccetera, però è incredibile. Grazie ancora.